quando si fa il calcolo delle durate dei governi, o comunque delle durate magari in più governi di una permanenza alla presidenza di una stessa persona, mi sono accorto che sono in una posizione di graduatoria molto elevata, vado a finire al quinto posto e così questo mi, da un lato così eccita la mia vanità, ma dall'altro anche mi preoccupa, perché uno finisce con l'avere una responsabilità notevole avendo avuto il governo e avendolo ancora per qualche tempo, vedere se uno ha usato molto bene di tutte le opportunità che si offrivano. La questione è molto semplice: come si garantisce di poter governare in un paese dove chi deve governare non ha la maggioranza? Come si garantisce che possano tenere il potere 4-5 che hanno il potere se ci sono più estremisti che hanno più maggioranza? Queste sono le grandi questioni sul piatto della bilancia. Lo scenario grosso che ci troviamo davanti, l'anomalia italiana, riguarda il fatto che purtroppo appena in Italia finalmente arriva qualcuno che dice qua comando io, si fa come dice io, dai lati entrambi gli estremisti dicono ma chi te l'ha detto e comandi te. Questa è un'anomalia che va avanti da tantissimi anni, se mi consentite una sintesi giornalistica che mi dovete consentire, e da quanto Garibaldi fu ferito ad una campa, che la strofetta si ripete come se fosse una vecchia filastrocca. Qui c'era la Domus Publica, tra la Via Sacra e la Casa delle Vestali, nei pressi del Foro. Era la residenza del Pontefice Massimo, dove viveva Giulio Cesare. È probabilmente da qui che la mattina del 15 marzo del 44 avanti Cristo, 709 anni dalla fondazione dell'Urbe, 450 anni dalla cacciata dell'ultimo re di Roma, Cesare esce per andare incontro ai suoi assassini. Il Senato è composto dai rappresentanti di 600 famiglie, abituati a godere gli enormi frutti economici dell'espansione del dominio di Roma. I senatori hanno dovuto ingoiare vari rospi. Innanzitutto l'allargamento a 300 nuovi membri, fra cui addirittura dei Galli, un fatto inconcepibile per l'aristocrazia romana. Poi la distribuzione delle terre demaniali ai veterani, terre di cui loro godono la rendita, e poi un terzo smacco. Questa grande ondata di opere pubbliche completamente in mano a Cesare e ai suoi uomini, da cui loro sono tagliati fuori. La sede provvisoria del Senato era qui, nella Curia di Pompeo, che oggi è in Largo Argentina, nel centro di Roma. Cesare ci arriva dal Foro, senza scorta. Cassio, Bruto, Decimo, Casca, Ponzio Aquila, Tillio Cimbro e altri 60 senatori lo aspettano coi pugnali nascosti sotto la veste. Casca sferra il primo colpo, Cesare cerca di resistere. Ma poi, scrive Plutarco, quando vide Bruto snudare il pugnale, si tirò la toga sulla testa e si abbandonò, cadendo alla base della statua di Pompeo. Meno male che adesso non c'è Nerone. Meno male che adesso non c'è Nerone. Dobbiamo cercare subito delle convergenze a livello istituzionale. Convergenza c'è un po' di... Ha presente quando avete fatto affari con la Camorra? Ah, certo. È la stessa cosa. Dovete andare a trattare con la BCE, con la Federal Reserve, con l'FMI. I ragazzi devono prendere subito un aereo e andare a parlare con i leader della politica mondiale. Se no qui, come dite voi, so cazzi! Talibani, Bruxelles è una città de merda.
Si è parlato con la BCE. Regolare, accordo raggiunto. Però dicono che tocca fare riforma, eh? Il deficit, il PIL, tutte queste cose. E poi Libanese c'è un altro problema. Quale? A Bruxelles a parte la BCE al cioccolato non c'è sta un cazzo, pare sta a Pomezia. Pronto? Sono appena uscito dall'Eliseo. Dice che se era per loro saremmo già servi, ma che siamo noi, noi le italienne, che dobbiamo fare riforme. C'è sta solo un problema. Quale? Sti francesi, sono stronzi. Quando gli parli, in te vanno capire. I colloqui all'estero sono andati tutti bene, ma c'è sta solo un problema. E quale? L'Italia, il debito pubblico. Il governo italiano dovrebbe prendere decisioni molto impopolari. Dubito che l'attuale esecutivo abbia la forza parlamentare per farlo. Cambiamo l'esecutivo. Difficile. Rapimento del premier? Verrebbe nell'occhio. Gli rubava la macchina. Fuochino. La bruciamo, dai! No! Però minacciamo di attaccargli le aziende di sua proprietà. Non vedi come sei diventato sveglio da quando mi frequenti? Ti fa bene. Però io ho un'idea migliore. Sì, perché il premier, si sa, oltre all'azienda c'è un'altra grande passione. Adesso lo capisco perché ti chiamano cavaliere. I regali, le canzoni. Sei proprio un grande uomo, le barzellette, quella sulla mela mi ha fatto morire. C'hai un sacco d'energia. Ti hai spiegato te per il Parlamento? Perché non se ne andiamo a Antigua? L'hai detto pure lei al telefono che è un paese di merda. La festa è finita. Ad Andy, ma non ti metti a fare geloso adesso, sto lavorando, mi ha appena offerto un ministero. Te soccola, vieni via con me. Namo! E te non è? Tirate su di pantaloni e levate dal cazzo, che fa per tempo tuo. Noi vi siamo fa tutti gli affari tuoi, la televisione, il carcio, l'assicurazione, tutto quello che ti pare basta che te togli dal cazzo. C'è delle aziende così belle. Sarebbe un peccato che gli succedesse qualcosa, no? Ma che c'è, i capelli disegnati? Ma c'è i capelli disegnati? Beh, a me mi piacciono i capelli disegnati. Andiamo, oh, andamesene. È bello sto pancone. Sì, pronto. Andiamo a un posto, sono salito sul colle per le consultazioni. Sì, ma ci metto un attimo. Butta la pasta, va. Ciao. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re. E povero anche il cavallo. Voi sapete che... Berlusconi? Che lui... Sì. Lui andò ad accogliere sul suo scoglio, nella meravigliosa villa che lui ha in Sardegna, una villa che si chiama Il Bracciante, però non so perché. Vabbè. Ma non è possibile. Vabbè, ma no, vero, ma che Il Bracciante. Vero, vabbè. Vabbè, una battuta. È andato ad accogliere il premier inglese Blair. Sì, Tony un Blair. Inglese, quindi snob come gli inglesi, sì. Razzisti, che non sopportano la gente di Aosta, quelli piccoli. Vabbè, questo è Blair. E gliela butto lì. Beh, morale, sì. Va ad accogliere Blair tutto vestito di bianco, lo ricordate? Eh? E beh? In bandana! E beh? E beh! E allora noi di estrema sinistra incantati, come ci permette, si urlava, va ad accogliere il premier in bandana, la bandana! A questo punto Berlusconi, che io conosco bene, non ne poteva più di questa specie di linciaggio continuo, e ha detto, signori, avevo la bandana perché mi sono fatto il trapianto, se lo ricordo? Sì, me lo ricordo benissimo. Beh, è stato un atto di coraggio per un uomo politico. E allora tutti noi siamo rimasti un po' male per questo coraggio, però abbiamo aspettato con trepida invidia e cattiveria un'eventuale crescita. Ma vi ricordate le prime 3 settimane, quando compariva lui in tutte le sue televisioni, tutti a guardare che cosa? La crescita. La crescita. È come l'erba di San Siro. Sì. Cioè, non lo si guardava più negli occhi, né la cravatta, né si ascoltava quel che diceva, ma... che era un vantaggio, ma guardavi la crescita. Posso andare? No, non va bene. Prova quest'altro. Va meglio. Molto meglio. Prova a lasciare il bottone di sotto. No, quello di sotto.
No, slash. Perfetto. Forse potrei togliere il cartellino? No, lascialo, quello fa trasparenza, lascialo. Nel porgerle il mio più deferente ringraziamento, vorrei chiederle perché ha pensato a me. Perché Marchionne voleva troppi soldi, glieli potevamo pure dare, tanto buco più, buco meno, ma il fatto è che quello in Italia proprio non ce lo sta, questo è il fatto, peccato, era bravo. Quindi Marchionne. Sarei, se non ho capito male, una seconda scelta? Fermo, bravo, questa faccia drammatica è perfetta, ti faccio una foto, pappata. Aspetta che la manda la Merkel. Quindi secondo lei la mascella è bene che la tenga sempre inclinata in questa direzione? Sì, bravo, che è una cosa strana. Tu sei italiano, ma deve sembrare straniero, qualcosa del nord Europa, da sembrare luterano. Io voglio sentire i campanelli delle renne, che a mercati gli piace, ai mercati ci credono a Babbo Natale, gli piace. Ed è veramente convinto che io non debba mai andare in televisione? No, devi dire che non ci vai, ma ci devi andare. Solo non ti devi far fare le domande dai giornalisti, tanto non ci sono abituati. Nella sua tournée tra tutte le varie televisioni è riuscita a trovare naturalmente spazio anche per il nostro show. E con noi, con grande onore lo dico, il Presidente del Consiglio, onorevole Mario Monti. Grande applauso del pubblico. Buonasera, sempre con il suo trolley. Sì, c'ha sempre il trolley, vabbè. Sono un tecnico. Ci penso, no, dopo glielo sistemo io, sono, si accomodi. Grazie. Veramente sono emozionatissima. Veramente la ringrazio a nome di tutti perché ha accettato il nostro invito. È venuto anche così da me, che sono un po' all'ultima ruota del carro, non me l'aspettavo. No, sono andato a illustrare la manovra fiscale col plastico da vesto, vuole che non venga da lei, che è una bellissima donna. È molto galante, la facevo più riservato. Sei Mario Monti e ti accorgi che per un bizzarro fraintendimento tutte le volte che parli di misure straordinarie alla Marcegaglia luccicano gli occhi. Che cosa fai? A. Approfitti della situazione, la guardi dritta negli occhi e specifichi che le misure non sono della BCE, sono proprio le tue. B. Attendi una fase rialzista e le chiedi se ti fa uno swap. C. Fai una manovra e ti tocchi. A proposito di riservato, c'è un tavolo che ci aspetta nella buvette. Poi, se vuole, ci spingiamo anche nel privé. Ma che strana voce che ha. È per sedurti meglio. Ma lei non è Monti. Lei è... Scusi, ma lei non è Monti, lei è... Sì, sono io, Pierferdi. No! Sì! No! Sono proprio io. È un incubo! Sì. Ma no, ma io avevo invitato il Presidente del Consiglio, ma no! Ma che fa poi, scusi? Non ho capito, viene con la maschera, manco dovesse fare una rapina. Ma perché? La manovra finanziaria che cos'è? Una rapina. Appunto. Ma Monti non esiste, bellezza. Monti è un cane di paglia, ci siete cascati tutti. Mario, c'est moi. Ma guardi, posso dire una cosa? Io l'avevo capito benissimo, perché lei ha appoggiato per Ferdinando Casini, non sarà visto entusiasmo che appoggiava questo nuovo governo. Guarda che dopo Berlusconi avremmo appoggiato con entusiasmo anche un governo Povia. Senta, guarda, sì. Io sai che l'avevo capito anche che lei era dentro il pupazzo di Monti? Perché tutte le volte che si dice tassiamo la chiesa, gne. Ma che vuol dire? Tu lo sai, io sono un uomo tutto prima casa e chiesa. Lici non osi dividere ciò che la DC ha unito. Come i zombie, a volte ritornano. Beh, d'altronde si sa, un democristiano non si arrende mai, risorge da qualsiasi ammucchiata parlamentare perché conosce più posizioni politiche del Kama Sutra. Vuoi che ti mostri quella del missionario? No, guardi, siamo in prima serata, se si potesse evitare. Con quanta buona fede sono stato ad ascoltare, cara democrazia, sono stato al tuo gioco, anche quando il gioco si era fatto pesante. Ma secondo lei la Chiesa è ancora in grado di influenzare la politica italiana? Dai, ma chi la vuole influenzare? Ma ve volete mettere in testa che noi ormai di sto paese, della politica di sto paese, non ce ne frega assolutamente più niente, che stiamo da un'altra... Sono loro che chiamano perché dice comunque tenere buoni rapporti, hai capito? E la chiamano, per esempio, la Meloni la chiama? Tutti, sì, pure la Meloni ha chiamato 2 giorni fa.
Mi ha ridetto un'altra volta la cosa del presepe. Mi ha detto, sa, monsignore, io non faccio più l'albero, sto a rivalutare il presepe. E ta Giorgè, stiamo a Pasqua. Ma mica, ma pure quella, pure Virginia Raggi, ma te rendi conto? Virginia Raggi, anche invece lei. Di pensare a buche, pure lei col presepe dice, monsignore, mi dispiace per l'arberello, quest'anno pure io faccio il presepe. Gli ho detto, a Virginia, per carità, che te se seccano pure i pastorelli. Eminenza, invece Di Maio è andato oltre, è andato a Napoli a baciare la teca col sangue di San Gennaro. Non m'ho ricordà, non m'ha ricordà qua la cosa, ha fatto un casino. Gli abbiamo detto, nulla tocca, guardala quanto deve, na devi tocca. Ha toccata perché noi siamo nuovi, stavamo imparando tutto, dovevamo conoscere tutto come i ragazzini. Ha rotto la macchinetta. Ma perché una macchinetta? Ma sì, lì c'è un meccanismo delicatissimo, è tipo la sigaretta elettronica, no? Che c'è sto sangue che si deve scaldare, sale, evapora e poi si scende, si coagua e scende giù. Ha rotto tutto. L'ora avanti popolo, che spera in un miracolo, e lavoriamo il lutto con un amen. Da Rico Luca Scesco. Mi pare che ci stiamo tutti. Cominciamo la prima riunione del gabinetto. E mi raccomando, alziamo la tavoletta. La fate è finita. Mo non siamo più ragazzini. Non siamo manco più una banca. Mo siamo il governo. È l'unico modo che c'è per salvarsi il culo dai debiti. Direttore, dice che c'è scritto nel decreto Salva Italia. Signori, siamo sull'orlo del baratro. Dai, è questo. L'economia nazionale è in crisi. E per salvare il sistema e la vostra banca abbiamo bisogno di misure drastiche. Qui una piccola manovra. IVA al 70%, abolizione delle pensioni e taglio alla spesa sociale. Lacrime e sangue. Eh no, non ci stiamo. Va bene il rigore, ma pure un margine di crescita ci serve. Ricorda, legalizzazione e evasione fiscale al di sotto del 90%, privatizzazione delle carceri, tagli all'ordine pubblico e alla sicurezza, e dall'anno prossimo il pizzo si paga direttamente allo Stato. E Libani, dici, fammelo pagare pure al Vaticano. No. Siamo forti abbastanza. Però c'è un'idea per fare un movimento bello popolare. Attacchiamo la casta. Lo sapete quanto costa sta giostra? Quanto costano i privilegi degli onorevoli? Io gli taglio tutto. La faccio diventare la metà sti parlamentari. E c'è una cosa che non avevamo considerato. Il Parlamento ci sta a tenere per le palle. Alibanè, tocca rivedere gli emendamenti. Così la manovra al Parlamento non ce l'ha avuta. Tocca sistemare i rami del Parlamento. Forse qui non ci siamo capiti. Questi non vogliono votare tagli agli enti locali, agli stipendi loro. Ma l'hanno capito che in Italia ci stanno più buffi che spiaggi. Ma per le pensioni hanno votato? Sì, Presidente, hanno votato sulle pensioni. Si sono aumentati il vitalizio. Ammazza il ladri. Noi abbiamo abolito con un referendum il sovvenzionamento ai partiti, perché abbiamo detto a nostro modo, ci avete stufato, non vi vogliamo dare i soldi per la vostra politica squinzia. E questi hanno detto, sì, in primis, è vero, avete ragione, il popolo è sovrano, quindi avete votato, siamo andati tutti, oltre l'80% a votare. E per una mesata è andata così. Che hanno fatto? Furbi. Che sono furbi? Perché noi ci alziamo la mattina e pensiamo a come portare a casa la pagnotta. Loro si alzano la mattina pensando come levarcela. Quindi che... È una lotta impari. È una lotta impari. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Questa è la Camera dei Deputati. Qui nascono le leggi, qui vacillano i governi, qui lavorano ogni giorno 630 deputati. Anche questa è la Camera. Per la prima volta abbiamo la possibilità di vederla come la vede un deputato. Possiamo guardare quello che guardano, possiamo ascoltare quello che ascoltano. Ma riuscite a far tirare avanti il governo? Ce la fate? Eh? Ce la fate fino alla scadenza?
meglio che per te, che si via pure alla presa di fare 4 anni e mezzo e un giorno. Perciò fatti un po' per cazzo tu, non rompere i coglioni più, e andiamo avanti così anche tu ti manca un anno. Meno di un anno. Meno di un anno e entra nel vitalizio, che cazzo delle forze, tanti questi sono tutti malviventi, questi pensano solo i cazzi loro. L'onorevole Antonio Razzi, deputato dell'IDV, alla seconda legislatura ed eletto nella circoscrizione estera. Io sono eletto nel partito dell'Italia dei Valori e tale voglio rimanere. L'Italia si accorge di lui grazie a questa intervista. Il 14 dicembre è ancora lontano e lui fa una strana denuncia. Io personalmente ho detto anche se ho un mutuo da pagare ancora, preferisco non accettare niente, perché io il mutuo me la voglio pagare io. Le proposte ancora concrete è quello di essere rieletto sicuro in Italia, non più all'estero. Razzi sembrava proprio il dipietrista di ferro pronto a denunciare per primo la compravendita di Berlusconi. Io sono un operaio e me ne vanto, perché non è che gli operai si compra così. E allora, cosa ha spinto Antonio Razzi ad abbandonare l'IDV? Quale contropartita potrebbe averlo convinto a passare alla maggioranza? Senta, una domanda. Secondo lei questa legislatura come finisce? Ma io spero che vada fino al 2013. Ma non perché che... Cioè, anche perché bisogna dargli al professor Monti... Ma non perché? Non perché che io ho interesse che si vada fino al 2013 per la questione mia personale. No, no. Cosa sta dicendo lei? Io glielo dico prima che me lo... Cioè, lei dice perché c'è chi dice che lei vuole che si vada avanti per la pensione? No. Quindi posso dire, non è vero che lei vuole restare in Parlamento, vuole che la legislatura vada avanti affinché appunto possa scattare la pensione, il vitalizio? No, a me non mi interessa quello. Ma io le dico pure chiaro, io non ancora ero nel posto del vitalizio, io non avevo la pensione. 10 giorni mancavo e per 10 giorni mi inculavano. Ah, lì, il 14 dicembre? No? Sì, perché se si votava la 28 come era il programma, il 28 di marzo, io per 10 giorni non pigliavo la pensione. Hai capito? Io se ho 63 anni, ci sto pensando, vado a lavorare io. In Italia non ho mai lavorato, perché bel lavoro vado a fare? Meno di un anno e entra nel vitalizio, che cazzo delle forze di qui? Tanti questi sono tutti malviventi, questi pensano solo i cazzi loro. A te, non ti penso nessuno, te lo dico io, da amico. Abbiamo chiesto alla gente per strada se la sente di aiutare i deputati senza pensione. È il, come lei saprà, speciale Senaton. Come lei saprà, dal 2013 i deputati non riceveranno più il vitalizio e per questo è stato lanciato Senaton, una raccolta fondi per aiutare i nostri parlamentari. Lei cosa darebbe? No, io no, assolutamente. Adesso, da adesso gli leverei lo stipendio. Io potrei dare 30.000 euro in monetine in testa però a queste persone. Beh, è un'iniziativa interessante. Io potrei dare 2 euro. Nulla. Proprio nulla? Proprio nulla, scusa. Io gli tirerei veramente i pomodori, cioè l'unica cosa che si meriterebbero. Magari una valigia perché tornino a casa loro. Le bollette da pagare? Un calcio nel sedere, ma proprio da incazzato. Un euro non si nega a nessuno. Senaton non si può sentire, cioè Teleton ha una buona causa, ma Senaton no. Ci mancava anche Senator. Chi è questo? I senatori? Ah, a loro bisogna dargli i soldi. 2 dita negli occhi. Di Pietro, che effetto le fa sentire questi scambi, questi baratti all'interno dell'emiciclo espressi proprio dai suoi colleghi? È una corruzione parlamentare di chi vende il proprio voto, la fiducia, se darlo o non darlo, al migliore offerente. In un paese normale, una società civile, uno Stato di diritto, dovrebbero intervenire i carabinieri. I carabinieri addirittura nell'aula? O d'aula, o fuori dall'aula, l'interessante è che intervengono. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Diciamocela tutta, adesso è inutile fare varietà, cose, uno c'è scervella, le cose, eccetera.
Te guardi un Santoro e i politici sono molto più divertenti. Ma sono totalmente d'accordo, è diventato un genere di intrattenimento. Non c'è niente di male andare con un Dranz. Vabbè, allora scusate. Allora. Di Pietro. Oh, Di Pietro, ma siamo solo a 20 anni che ci riusciva. Se il povero non scrisse grandissimo, no? All'epoca, insomma, in una situazione come quella di oggi, avrebbe fatto lui da solo, tutti in collegamento l'uno con l'altro, avrebbe fatto un bel anno zero tutto da solo, che mi piacerebbe farlo anche a me, ma dove faccio? Ci vorrebbe una trasmissione adatta per fare una cosa del genere. Immagina Di Pietro adesso che, per esempio, è stato richiesto l'esame di italiano agli immigrati. Lui, per tutelarli, credendo che sia il solito escamotaggio della Lega per cacciarli via, dice: mi metto in commissione e li tutelo, e si mette là in commissione per aiutarli, ma poi boccia lui. Perché comincia a fare: allora, carta, penna, matita e calamari. Ascolta, dottore, penna o matita? Penna e matita, così se sbagli scancelli, no? Allora, scrivi: quando che io, dottore, sbagliato? A te bocci. A te domani viene accompagnato da tuo padre, di chi mi fa le feci. Andiamo. E riboccia lui. E riboccia tutti lui. Però, secondo me anche Vendola è fortissimo, perché... Mo, un faccia a faccia con Vendola, ogni volta... Non è facile organizzarla, perché tutti si coprono delle cose. Io sono sicuro, pa! Secondo me, pa! Chi manca all'appello? Sì, chi manca? A quale appello? Bertinotti. Ah, Bertinotti, sì. Certo. Ma non ve manca Bertinotti? Che non si capiva niente, ma almeno eravamo sicuri che bene o male ci provava, no? Tipo... Allora, sentiamo un attimo, lei come risolverebbe questa cosa della spazzatura? Perché mi pare che a destra, a sinistra, ognuno ha detto la sua. Bertinotti, lei che dice? Secondo me c'è un tale ragionamento delle cose. Che se poco a poco non ci hanno capito niente fino a quel momento, da allora proprio si... Io credo che tutto quello che è la satira, il modo di concepire il dramma, la tragedia e l'infamia con la risata, qualcosa che il potere non può accettare assolutamente. Soprattutto perché attraverso la risata il popolo, la gente, pardon, dicevo il popolo, non so più neanche se c'è, insomma, la gente... Con la risata capisce le cose, e attraverso la risata che un bambino intende e proprio acquisisce completamente il valore delle cose. È sempre...